proposte dei nostri spazi televisivi. Il pre-live 90, con messaggi promozionali live inseriti 90 secondi. Amici di Fil Rouge, bentrovati con una nuova puntata di Sua Eccellenza, il nostro format di approfondimento dedicato ai campionati di eccellenza e promozione. Siamo arrivati alla 13ª puntata della nostra trasmissione, in archivio la 7ª giornata di campionato. Tanti temi da affrontare perché è successo molto in campo e fuori, c'è stato anche un altro cambio in vista in panchina perché sono state rassegnate le dimissioni da parte di un tecnico, non vi sveliamo di chi, lo vedrete nel corso della puntata. Come sempre, accanto a me, Dalila Cipolla. Ciao Dalila. Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera a tutti gli amici telespettatori che ci guardano da casa e buonasera agli ospiti di oggi, Ludovico Anfuso, Franco Picano, Giovanni Conto. E prima di iniziare ricordiamo sempre gli appuntamenti settimanali, lunedì e venerdì alle 15, potete benissimo seguirci in diretta Facebook Fil Rouge TV, ma anche sulla pagina, sul canale 616 del Digitale Terrestre, la TR3. Entriamo subito nel vivo di quanto ci aspetta quest'oggi. Intanto in sovraimpressione anche il numero WhatsApp dove potete scriverci per i nostri ospiti. Addirittura oggi abbiamo calato un tris di ospiti con cui parleremo un po' di quanto successo nell'ultimo fine settimana. Prima di addentrarci nei temi, Davide, inizierei leggendo già i risultati e la classifica del girone A di eccellenza. Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone A di eccellenza abbiamo Alba Alcamo, Cus Palermo 1-0, Castelbuono Canica T 1-4, Licata Marsala 3-1, Mazzara Caccamo 2-0, Musso Meli Dattilo 2-1, Parmonval Geraci 1-0, Partinico Audace Pro Favara 1-1, Sant'Agata Castellammare 2-1. Per quanto riguarda la classifica invece abbiamo Canica T 18 punti con Mazzara e Licata 18 punti, Sant'Agata 17, Dattilo 14, Geraci, Alba Alcamo, Musso Meli 10, Castellammare 9, Parmonval 8, Pro Favara 7, Marsala 5, Partinico Audace 5, Cus Palermo Caccamo 3, Castelbuono 1. Iniziamo proprio dalla fine Giovanni, quell'uno in classifica è un po' desolante, hai preso sicuramente una squadra in corsa in una situazione diciamo non semplicissima, hai trovato ieri una corazzata del campionato, il Canica T, è anche vero però che eravate passati voi in vantaggio. Sì, è stata una partita molto combattuta, l'avevamo preparata in settimana, la mia prima settimana a Castelbuono, l'avevamo preparata anche bene, avevamo studiato insomma le situazioni di gioco dove il Canica T è maggiormente pericoloso. Difatti il primo tempo si era concluso sullo 0-0 e il Canica T faceva fatica a trovare la via del gol. Non hanno avuto nemmeno un'occasione da gol, anzi devo dire che noi abbiamo creato un'occasione limpidissima per fare gol e un salvataggio sulla linea non ce l'ha permesso, insomma. Rientrati negli spogliatoi sullo 0-0 siamo usciti, siamo passati in vantaggio, poi dopo 5 minuti un eurogol di Polito sotto l'incrocio, poi sai i valori tecnici vengono fuori perché dico, non lo devo dire io, ma il Canica T è una corazzata, è stata costruita per vincere il campionato, non gli manca nulla,
ma già te ne rendi conto da come si sono presentati al campo, dallo staff, da tutto. Quindi diciamo che alla fine, poi, anche se a parer mio il risultato 4-1 può sembrare che, non, che la partita è stata insomma facile per loro, ma non è stato assolutissimamente così. Loro ancora sull'1-1 facevano fatica a trovare anche il vantaggio, poi un gran gol di Caronia sotto l'incrocio dai 25 metri insomma li ha portati in vantaggio, e lì per noi, che in questo momento diciamo che i ragazzi vanno un po' in difficoltà quando passano in svantaggio, perché sai, perdi 5-6 partite di fila, poi l'autostima viene a mancare, e quindi che vuoi, c'è da lavorare, ma i ragazzi lo sanno, la società lo sa, e quindi faremo di tutto per tirarci fuori da questa zona dall'ultimo posto insomma che la classifica ci dà. Franco, forse dopo un inizio un po', diciamo così, ricco di punti interrogativi a Castelbuono, si sono affidati, forse non perché Giovanni è qui presente, ma forse a un tecnico che può essere una certezza per una squadra che forse non merita la posizione in classifica per alcuni elementi che ha in rosa. Intanto io ho fatto i complimenti a Giovanni per aver avuto il coraggio di prendere una squadra in questo momento ultima in classifica. Però io, conoscendo Giovanni da tanto tempo, conoscendo la sua professionalità, la sua abnegazione che ci mette, lo spirito, la voglia che trasmette ai ragazzi, sono certo che quanto prima riuscirà a tirar fuori da questa situazione questa squadra. Ludovico, c'è anche da dire però che là sotto c'è un po' di equilibrio, si è un po' già creata nel campionato quella spaccatura che un po' tutti ci aspettavamo. Là sopra la sconfitta del Dattilo a Mussomeli ha ancora di più staccato le prime quattro della classe in una lotta che già sapevamo alla vigilia ci sarebbe stata tra queste. Sotto però la lotta è ancora accesa. Sì, buonasera a tutti. La lotta è certamente accesa. Questo perché? Perché si allestiscono le squadre in base a purtroppo a dinamiche che non fanno parte del calcio che noi tutti amiamo. Ci sono dinamiche un po' strane, è brutto da dire, mi sento di denunciarlo, però è importante. Allenatori porta sponsor, giocatori che non sono adatti per quel campionato, non si ha il coraggio di mettere i giovani, si mettono grandi che non sono più adatti per ritmo, per velocità, agonismo a campionati come questo. E in più poi ci sono le squadre più alte che si attrezzano molto bene, infatti la corsa a 4 è piena conferma. Volevo fare i complimenti a Giovanni come Franco per il coraggio che ha avuto a prendere questa squadra, una squadra che comunque è una piazza sempre importantissima, ha dei giocatori, elementi validi, giovani molto interessanti, Antonio Cascione in porta mi viene da dire, Girolamo Blandina, un ex Paceco e due presenze in C con l'Acagas. E Chiappara, che tra l'altro ha segnato poi il... Non è stato Chiappara. Ha segnato Priolo, un 2000. Ha segnato Priolo, altro ragazzo che ho conosciuto, che ho seguito anche in passato vedendo la Panamus degli allievi. Comunque, tanti ragazzi interessanti che però non vengono probabilmente coadiuvati da una rosa di grandi che dovrebbe aiutare, che forse non succede. Tra l'altro hai parlato del tema un po' di questi allenatori e gli sponsor di cui ne abbiamo parlato abbondantemente nel corso delle nostre puntate. Abbiamo avuto anche ospite il presidente dell'AIAC Cacciato, che ha voluto un po' rispondere a quella che erano state le dichiarazioni di mister Sorci qualche puntata fa. È un tema sicuramente caldo che un po' torna sempre all'interno di questi campionati. In vetta, abbiamo detto, c'è il Canicattì, ma c'è anche il Licata, che è riuscito a vincere per 3-1 in casa contro il Marsala 1912. Andiamo a vedere gli highlights del match ringraziando i colleghi di Sicilia Sport Magazine. Cannavò, stesso discorso da parte di Totò Maltese all'altezza della propria area di rigore, poi San Giorgio, Giangimino e un buco che libera Cannavò. Cannavò conclude, rete! Grande gol di Antonino Cannavò, che al terzo minuto sblocca
il risultato con un pregevole contropiede finalizzato con una conclusione d'incontro. Arma quella del delicata, questa delle conclusioni di Chiavaro. Attenzione però all'uscita del Marsala, contrasto durissimo tra Pira e Amarasco, cartellino giallo sventolato ai danni di Peppe Pira. Sembra essere battipiedi incaricato, pallone che scavalca Di Paola e si stampa sul palo. Pericolosissimo il Marsala in questa circostanza. Davide Testa deve tenerla giù, prova invece il capovolgimento di fronte diretto, trova Cannavò che serve convitto, area di rigore per Rizzo, uno contro uno, Rizzo conclude e raddoppia! Un contropiede perfetto quello dell'Icata che si conclude con la battuta centrale di Leandro Rizzo che non lascia scampo a Maltese, che trova impreparato Di Peri, quindi Cannavò, area di rigore, Cannavò tutto solo, appoggia per Testa che si coordina, calcia largo, Licata vicino al gol del 3-0, altra occasione fallita. Line, convitto, lascia sul posto Gengimino, ancora convitto, punta e salta di netto il proprio avversario, convitto, rientra, conclude, grandissimo gol di convitto, una magia del 10 gialloblu che trova l'incrocio dei palli lontano. Ancora battipiedi sul punto di battuta, è sua la conclusione che scavalca Di Paola e si stampa sulla traversa, chiedono il gol che arriva comunque. Rientriamo subito con una domanda da casa per i nostri ospiti. Rispetto agli altri anni, questa eccellenza a livello qualitativo è migliore o peggiore? Giovanni, inizio da te. Sicuramente secondo me rispetto all'anno scorso sì. In alto sicuramente. Quest'anno secondo me ci sono quattro squadre attrezzate, forse anche cinque, il Dattilo non è da escludere, forse che possono vincere tranquillamente il campionato. L'anno scorso, se non sbaglio, erano soltanto due, insomma, che lottavano per la vittoria finale. Marsala e Licata, infatti. Quest'anno mi sembra un po' più insomma, sì, equilibrato in testa, sì. Franco, tu che ne pensi? Secondo te è un campionato più livellato verso l'alto o verso il basso? È livellato verso l'alto. Come diceva Giovanni, l'anno scorso erano due squadre che si contendevano la vittoria finale, Marsala e Licata. Quest'anno ci sono ben cinque squadre, anche se devo dire ieri non mi aspettavo la sconfitta del Dattilo a Mussomeli. Però le partite iniziano tutte 0-0 e quindi nel calcio sappiamo che può succedere sempre di tutto. Ludovico, Franco ha anticipato anche il tema Mussomeli. Oltre a chiederti un parere, ti chiedo, Mussomeli che un po' sta cercando di costruire il suo campionato in casa e lo sta dimostrando. Sì, no, Mussomeli è sempre stata una piazza importante, ha allestito squadre in passato molto buone. Mussomeli sta appunto costruendo. Io mi ricordo l'anno scorso, a me piaceva tanto il Mussomeli, nonostante abbia fatto dei risultati un po' brutti. C'è un allenatore mio amico che è Marco Aprile, che vorrei salutare, che sta facendo veramente un bel lavoro. Poi non so per quale motivo, per quale ragione è stato cacciato via. Riguardo il discorso di prima, mi accodo sì, però con una piccola aggiunta. Si è equilibrato in alto, ma in basso si è ulteriormente abbassato, e questa è una cosa che non fa bene all'equilibrio globale. Forse però, a differenza dell'anno scorso, non pare ci sia comunque quel Castel Daccia che sa di squadra materasso, perché comunque anche il Castelbuono con un punto, ma sta dimostrando di comunque cercare di lottare un po' con tutti. Tra l'altro immagino, Giovanni, che a dicembre la squadra cercherà quantomeno di rinforzarsi. Sicuramente, anche perché io ringrazio Franco e Ludovico, insomma, per gli elogi che poco fa mi hanno fatto. Però è chiaro che io sono andato a Castelbuono perché con la società, d'accordo con la società, abbiamo deciso, insomma, a dicembre di rinforzarla questa squadra, che sai, ormai al momento operazioni in entrata non se ne possono fare perché giocatori non ce ne sono, insomma. Però a dicembre
cercheremo di rinforzarla perché noi vogliamo salvare Castelbuono, perché non una piazza come Castelbuono, insomma, è una piazza importante, dico, non da meno di altre piazze che al momento stanno più in alto in classifica, quindi a dicembre cercheremo di prendere quei giocatori adatti per far fronte al girone di ritorno e per toglierci quanto prima dalle posizioni di bassa classifica. Tra le squadre che lottano per non retrocedere c'è anche il Caccamo che questa settimana si ritrovava a giocare in casa del Mazzara, la partita dell'ex per mister Pietro Tarantino, che affrontava il suo recente passato, una vittoria per 2-0 maturata con due reti nel secondo tempo che consentono al Mazzara di restare nel gruppo del capoliste, completato dal Canicattì. Sant'Agata che invece insegue ad un punto ed ha vinto per 2-1 contro il Castellammare, non senza difficoltà perché il gol vittoria è arrivato soltanto a 10 minuti dalla fine. Andiamo con ordine però. Sì, prego Franco. Se posso spendere due parole in merito alla partita di ieri Mazzara Caccamo, alla quale io ho assistito, devo dire che ho visto un buon Caccamo, un primo tempo giocato veramente bene, dove hanno messo parecchio in difficoltà il Mazzara, un Mazzara nel primo tempo molto contratto. Chiaramente poi nel secondo tempo, una volta sbloccato il risultato, è venuto fuori la qualità di questa squadra, che è enorme. Giocatori dalla tecnica individuale eccellente, per cui diciamo alla fine il risultato è giusto, però devo dire onestamente che il Caccamo ha fatto una buona impressione. Caccamo che lotta in questo gruppo per cercare di salvare la categoria. Andiamo a sentire però le parole del presidente del Mazzara, Franzone, al termine della sfida giocata ieri pomeriggio. Questo è un momento che dobbiamo vivere stando tutti quanti, società e tesserati, con i piedi per terra. Un momento magico, un momento in cui i ragazzi stanno mettendo sul campo tutto il lavoro svolto durante la settimana, grande serietà, grande professionalità, grande attaccamento alla maglia. Ritengo che solo così, continuando con questo percorso di cultura di lavoro, di cultura di aggregazione, si possano fare delle cose importanti. Ma se devo fare un'analisi, che è un'analisi parziale di queste prime 7 giornate di campionato, è un'analisi in cui posso dire che sono ampiamente soddisfatto da quello che la squadra ha dimostrato. Peccato l'unico neo, quella partita dentro casa col Canicattì, dove diciamo, ritengo io che noi siamo artefici del nostro destino. E abbiamo regalato a mio avviso questi punti all'avversario, però è avvenuto questa sconfitta in una fase della stagione in cui serve da lezione e da monito per poter migliorare e poter sempre capire quali sono i propri limiti. Penso che questa squadra, quando è al 100% della forma, quando è al 100% della mentalità del gioco, può da sola farsi danni. Se gioca con la consapevolezza di fare bene, può fare grandi cose. Ma questo Mazzara, presidente, dove può arrivare? Ma caro Piero, questo Mazzara è un Mazzara che è stato costruito per fare bene quest'anno, sicuramente. Questo l'ho ripetuto più volte alla mia terza stagione. È un Mazzara che a cui non metto limiti. Il limite possiamo porcelo noi stessi. Se abbiamo dei cali di concentrazione, se abbiamo e affrontiamo le partite con sufficienza, si può fare anche molto male. Questa devo dire tra l'altro che era una partita che temevo parecchio, perché poi il Caccamo è stata l'anno scorso la nostra bestia nera, perché abbiamo pareggiato a Caccamo, abbiamo perso qui una partita topica dentro casa, e mi sono apprestato a vivere questa partita con grande preoccupazione. Tu non ci crederai, ma temevo tantissimo che la squadra potesse affrontare l'impegno con un po' di sufficienza. Invece i ragazzi sono stati bravi, dal primo minuto hanno profuso un grande sforzo, sono stati sfortunati gli occhi di tutti, le tante palle gol del primo tempo. Meno male che abbiamo concretizzato già subito a partire dall'inizio della ripresa. Abbiamo ascoltato quindi le parole del patron del Mazzara. Ora andiamo a sentire l'intervista a mister Antonio Venuto al termine della partita tra Sant'Agata e Castellammare, terminata col punteggio di 2-1. Ma
lasciamo stare le prestazioni, questa è una squadra che vince, ha giocato anche bene a tratti, secondo me bisogna riconoscere anche i meriti degli avversari, che forse non eravamo più abituati a riconoscerli i meriti. Noi abbiamo battuto il Canicattì, che era una signora squadra, abbiamo battuto oggi il Castellammare, che non è di meno alle squadre che sono al vertice della classifica. Ritengo che e sono uno che di solito non si appella mai agli assenti, quindi guardiamo un poco chi era oggi assente nella mia squadra, però io sto zitto e valorizzo sempre chi gioca e valuto sempre chi gioca. Chi ha giocato ha fatto bene, compreso Costa, che veniva da 15 giorni obiettivamente di fermo. Abbiamo l'unico peccato che questa squadra commette, è un peccato di presunzione nel momento in cui passa in vantaggio. Nella gestione della partita non siamo in grado in questo momento di gestire un vantaggio, quindi dobbiamo essere sempre determinati per poter raddoppiare e mettere a sicuro la partita, altrimenti si rischia. Così la lezione che avevamo subito contro il Castelbuono evidentemente non era servita. Oggi c'era un avversario più tosto e nonostante l'inferiorità numerica ci ha fatto gol e obiettivamente è uscita a testa alta da questo confronto. Noi abbiamo creato parecchie palle gol, qualcuna nel primo tempo, qualche altra nel secondo tempo, abbiamo fatto soltanto due gol e andiamo a goderci questa vittoria, perché dobbiamo cominciare tutti quanti a valorizzare le nostre vittorie. Questo è un girone un poco più complicato rispetto a quello orientale. E dopo questa intervista rientriamo con una domanda per Franco Picano. Da quale squadra di vertice si aspetta maggiori cambiamenti nel mese di dicembre? Ma secondo me, io personalmente, un pensiero mio personale, non mi dispiacerebbe un bel centrocampista di qualità a Mazzara. Quindi Mazzara che dovrà operare a centrocampo, secondo te? Secondo me sì. Ludovico? Sì. Ma guarda, fondamentalmente non penso ci sia grande bisogno di cambiamenti. C'è però da dire, una cosa, scusami, che posso dire all'Icata, per il dattilo, secondo me è un rinforzo importante. Ma anche all'Icata, diciamo che dopo la partita contro il Canicattì si è creato un vuoto all'interno della rosa, che è quella di Civilleri. In effetti sì, quella è una già numerica. Tra l'altro io Marco l'ho conosciuto, giocava con me, avevamo la stessa età, lui è il 91, è un ragazzo che veramente non so cosa gli sia successo in quei 5 minuti, è una cosa che non è da lui e, anzi, mi sono più vicino che mai in questa cosa. Numericamente sì, il centrocampo deve servire alla pedina, però più che altro, più che per chi insegue, mi viene in mente Gerace e Dattilo, che comunque possono rinforzarsi e devono farlo. Soffermandoci invece sulla lotta nei piani bassi di questo girone, importante la vittoria della Parmoval, parlavi del Geraci, proprio la squadra di mister Calafiore è riuscita a piegare per 1-0 col gol di Rappa il Geraci di mister Bognagni tra le muramiche nell'anticipo del sabato. Sicuramente tre punti importanti in quello che è l'obiettivo stagionale della Parmoval della salvezza, tant'è vero che momentaneamente esce da quella che è la zona play-out, dove invece si trovano dentro Partini Caudace e Profavara. Pareggio per 1-1 nella sfida giocata sabato pomeriggio a Montelepre, un pareggio del Profavara nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo. Importante anche la vittoria dell'Alcamo, che con mister Chico si è un po' ripreso in questo inizio di stagione. Cus Palermo che conferma di avere la bestia nera nell'Alcamo dopo la sconfitta. Dopo le sconfitte sia all'andata che al ritorno in Coppa Italia, perde anche nella sfida giocata al Catella, si è tornati a giocare finalmente, oserei dire, al Catella. Peccato che non fosse aperta al pubblico questa partita. Ora andremo a sentire anche l'intervista al presidente Gigi Prestigiacomo, che parla proprio di questo argomento. Una sconfitta che è costata la panchina a mister Cicciaronica, non tanto però per delle dimissioni, per un esonero, ma dalle dimissioni che irrevocabili che ha presentato il tecnico e che la società ha accettato, notizia proprio di un'oretta circa fa. Il CUS ha comunicato che nei prossimi giorni ufficializzerà il nuovo tecnico, che Giovanni esordirà proprio contro di te. Hai detto bene,
Sai, quando si cambia, intanto mi dispiace per Francesco perché è un grandissimo amico mio e mi dispiace. Certo, poteva dimettersi la prossima settimana, magari perdeva con me e poi si dimetteva la prossima, così faceva contento anche un amico. E adesso ci sarà un ostacolo in più per noi, perché sai, quando c'è il cambio del tecnico in panchina, la settimana la affronti in maniera diversa, però insomma dai, è il calcio, fa parte del gioco del calcio, ci sono cose che non puoi farci nulla, quindi insomma le devi subire. Noi ci prepareremo nel migliore dei modi per andare a fare il risultato al CUS sabato. Franco, secondo te etichettare il CUS come la delusione di queste prime 7 giornate di campionato è giusto o sbagliato? Ma devo rispondere per forza sul CUS? Allora la faccio a te, la faccio a te. Perché, allora, No, io sono abituato a dire le cose come stanno. Intanto vorrei fare un passo indietro un attimino. Rispetto a questa settimana, secondo me, la delusione maggiore è stato il Geraci. Come fa una squadra, premesso che le partite, ripeto, iniziano tutte 0-0, non fare risultato a Mondello con le assenze che aveva la Parmonval, Ciccio Tarantino, Tonino Cardinale, Salvo Cardinale, Rizzo, come si fa a non andare a fare il risultato là? La Parmonval ha strameritato di vincere mettendo in campo molta umiltà. E alla base di tutto nel calcio è quello che conta maggiormente. Per quanto riguarda il CUS, dopo ti voglio fare una domanda stavolta, al contrario, io a te. Indubbiamente è stata la delusione finora di questo torneo qua. Io ho letto un'intervista di Dario Biondo dove lui dice che si devono salvare. Ma guarda al CUS c'è Vincenzo Riccobono, Simone Boiani, Vincenzo Di Miceli, c'è Scrozzo. Signori, questa è una squadra che secondo me dopo le 4 battistrada era quella che si doveva assestare nei piani alti della classifica. Io adesso non so quali sono i motivi per questo rendimento così scadente. Può essere che la squadra è stata rifatta nuova per 10 undicesimi, perché rispetto all'anno scorso ci sono 10 giocatori sì. Nuovi. C'è una domanda dalla nostra diretta Facebook, Dalila. Sì, esatto, scrivono direttamente da Facebook. Ho visto la gara Parmonval-Geraci, due belle realtà di questo campionato. Che ne pensate? Lo dico. A poi Franco, ti ho visto già eri pronto. Ritornando al discorso di prima del CUS e poi rispondo alla domanda. Sì, il CUS indubbiamente, come dice Franco, con questi elementi, con questi giocatori e tra l'altro con le risorse investite, perché al CUS è arrivato Domenico Simonetti, che è uno che ha investito e investe tanto nel calcio, ha investito a Partinico e ha fatto quella cavalcata trionfale con Cristian Pericone in panchina, non ricordiamo i record di vittorie e tutto il resto. Ovviamente si doveva arrivare con obiettivi diversi. Ora, Francesco lo conosco, è un amico, brava persona, buon allenatore secondo me, a prescindere da quello che è successo. L'esempio si può fare anche un esempio un po' più grande con Milan dei primi cinesi, cioè nel senso, quando si è fatto un blocco intero di 8, 9, 10 giocatori tutti in un'unica sessione, succede che non c'è l'equilibrio. Quando si costruisce una squadra per vincere bisogna fare 4 blocchi nell'asse centrale possibilmente nella sessione estiva e gli altri 4 a rinforzare nella sessione invernale, quindi dicembre, gennaio, quello che è. Per rispondere alla domanda, sono Parmonval e Geraci sono due realtà belle, interessanti. La Parmonval si è ridimensionata molto, proprio dalla scelta dello staff tecnico, Paolo Calafiore, un allenatore che lavora molto con i giovani.
Però ha fatto degli acquisti mirati interessanti. Rivedere Rosario Bernardo in campo è qualcosa di veramente bello. Poi ha fatto qualche rinforzo con ovviamente le nozze coi fichi secchi, di fatto, perché prendere un Piero Cocuzza, che è un grandissimo amico mio, però prenderlo per una piazza così importante, forse lo si è dovuto fare proprio per questo. Piero sicuramente risponderà bene, ha risposto anche bene. Hanno avuto coraggio e sta rispondendo bene. Sta facendo bene, bene. Sì, il ragazzo è molto buono. Per quanto riguarda Geraci, la piazza richiede degli sforzi, sia economici che tecnici. Mister Bognani è molto bravo in quello che fa. Certo, magari si dovrebbe risolvere un po' con la panchina, vedere qualche elemento che c'è lì a disposizione e capire cosa si può fare. Franco? Sul tema Parmonval Geraci. Ma guarda, io la Parmonval l'ho vista giocare 3 partite e per me è stata una piacevole sorpresa. Ripeto, io mi aspettavo questa settimana qualcosina in più da parte del Geraci, che andava ad affrontare una squadra per quanto riguarda i loro punti fermi, erano mancanti, per cui dico, mi aspettavo qualcosa di più. Io invece, se mi permetti, ti volevo fare una domanda a te. Molte società, molti dirigenti quest'anno si sono avvalsi della collaborazione di molti allenatori giovani, allenatori che non si erano mai cimentati nel campionato di eccellenza, che io ritengo che sia la massima categoria dei dilettanti. Non metto l'interregionale perché, pur avendo lo status di dilettanti, sono professionista a tutti gli effetti. E quindi Castelbuono parte con Chinnici esonerato, Alcamo parte con Michele Loverso esonerato, e Cus parte con Ciccio Aronica dimissionario. Chi ha fallito, i dirigenti o questi tecnici giovani ancora non si sono dimostrati all'altezza di cimentarsi in un campionato così difficile? È sicuramente una bella domanda, perché comunque è un tema che abbiamo anche approfondito nell'ultima puntata con il presidente Cacciato, tra un po' quello che è un ricambio generazionale e dall'altro lato questo discorso tanto acclamato degli sponsor. C'è da dire che forse oltre i tecnici giovani, l'esperienza di prime squadre, chiedo io adesso a te, forse l'emblema può essere un po' Paolo Calafiore, che, visto che parlavamo di Parmonval, ha fatto un anno di esperienza di prime squadre con il Ribolla Nuova Sancis, salvando una squadra formata totalmente da under oltre Alessandro Lepre, e adesso si sta prestando alla categoria dell'eccellenza con una squadra che comunque è un misto tra esperti e giovani. Ma in tutte le cose l'eccezione conferma la regola. Evidentemente loro hanno scelto l'uomo giusto per quanto riguarda quel loro progetto. Però siccome questi tecnici che ho menzionato io, che tranne uno, Michele Loverso, gli altri è Ciccio Aronica, e Chinnici non lo conosco. Tutti dicono che Tizio ha portato lo sponsor, Cagli ha portato lo sponsor, Semproni ha portato lo sponsor. Allora io dico, ma tu società scegli il tecnico perché credi nelle qualità di quel tecnico o ti fanno gola i soldi che porta quel tecnico? La seconda. È è sicuramente una bella domanda. Chiudiamo però questa parentesi sul girone A di eccellenza andando ad ascoltare, vi parlavamo un po' di quello che c'è stato ad Alcamo con il ritorno al Catella, ma a porte chiuse andiamo ad ascoltare su questo tema il presidente Presti Giacomo. Assolutamente sì, felice per la vittoria dei ragazzi, per l'impegno che hanno dato in campo e soprattutto per i 3 punti conquistati che ci allontanano sempre dalla zona calda. Poi nervosismo, a volte anche rassegnazione,
Oggi abbiamo fatto una partita qua a porte chiuse e dovevamo stare attenti a non far entrare le persone, in quanto c'era un'ordinanza precisa del sindaco che si poteva entrare in 30 persone noi, in 30 la squadra avversaria. Così non si può fare calcio. E stamattina devo ringraziare i miei dirigenti che si sono dovuti andare a segnare il campo, sistemare il campo, perché altrimenti rischiavamo di perdere la partita a tavolino. Ditemi voi se questo è fare calcio qua in una città di 50.000 abitanti, una società gloriosa come l'Alcamo. Mi è difficile anche commentare. Ecco, al di là comunque di queste problematiche, auguriamo che per la prossima partita si possa ritornare in un ambiente normale, uno stadio che è quello che deve accogliere la tifoseria. Ma questo è l'augurio e la speranza, ma siamo alla settima giornata. Dico, fra 15 giorni avremo qua il Marsala. Io mi auguro che non ci siano sempre gli stessi problemi, gli stessi impegni. Spero che la settimana prossima l'amministrazione comunale a capo del sindaco Surdi mi possa incontrare per capire quali sono i programmi dell'amministrazione, se ci deve fare giocare ad Alcamo, che così è difficile continuare a fare calcio. Al di là, quindi, lasciamo questi problemi e pensiamo alla squadra per quello che ha dato oggi. Importantissima vittoria, come detto all'inizio, anche un'iniezione di fiducia per il futuro e soprattutto per questo periodo che davvero l'Alcamo ne ha presa davvero tante, ne ha avute tante di magagne da risolvere. Chiudiamo la parentesi girone A di eccellenza e parliamo del girone B per la settima giornata. Abbiamo Biancavilla, Atletico Catania 1-1, Camero, Santa Croce 2-2, Catania, San Pio X, Giarre 1-1, Marina di Ragusa, Milazzo 0-2, Palazzolo, Scordia 2-0, Rosolini, Ionica 0-3, Terme, Vigliatore, Paternò 1-1, Riposa, Real Aci. Scusami, c'è la classifica, giusto? Sì, continuiamo leggendo la classifica. Paternò, Biancavilla, Camaro, Palazzolo 12, Terme, Vigliatore, Milazzo 11, Santa Croce 10, Ionica 9, Atletico Catania 8, Giarre, Marina di Ragusa, Rosolini, Scordia 7, Catania, San Pio X 2, Real Aci 1. Partiamo subito con gli highlights del big match che si è giocato ieri, quello tra Terme di Vigliatore e Paternò, terminato col punteggio di 1-1. Andiamo a vedere gli highlights firmati da Paolo Munafò. Rammarico fino a un certo punto. Abbiamo giocato più tardi l'arbitro della sfida, Rosti di Sulmona, concede ai gialloverdi un calcio di rigore che freddamente Giuseppe Grasso. Andiamo a vedere successivamente i highlights. Abbiamo visto quelli tra Palazzolo e Scordia. Andiamo quindi a vedere le immagini di questo match, ringraziando i colleghi dell'ufficio stampa del Palazzolo. Trasforma per l'1-0 palazzolese. È un gol importante perché mette in discesa la sfida. In seguito Palazzolo ancora propositivo e al 18esimo arriva il raddoppio. Sempre lo scatenato Fichiera inventa dalla sinistra per Cortese, che solo in aria a due passi dalla porta insacca, superando il povero Pandolfo. 2-0 e Scrofani Salustro letteralmente estasiato dalle giocate dei suoi benegnini. Alla mezz'ora Cortese si trasforma in un assist e lascia partire il cross per Camarà, che sfiora il tris. Ospiti non pervenuti. Tra il 41esimo e il 43esimo Fichiera ancora protagonista, prima con un passaggio al bacio per Cortese, poi con la conclusione che viene deviata in corner dall'estremo difensore avversario. Lo Scordia si vede soltanto nella ripresa. Al minuto numero 8 ci prova Campagna, all'11esimo è invece Guida a mettere i brividi alla retroguardia del Palazzolo, che comunque controlla sempre con ordine e rigore le operazioni di gioco. Le ultime azioni da segnalare al 27esimo con Fichiera, pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione, e al 36esimo minuto in cui Baglione chiama l'unica parata del match, il giallo-verde Ferla. Finisce dunque 2-0, nel finale spazio per chi ha giocato meno fino ad oggi, dentro Manuli, Melluzzo, Gange e Toscano. Una vittoria figlia del lavoro in allenamento e della famelica volontà di risalire la china, sfruttando anche i passi falsi dell'avversario del girone B di eccellenza. Palazzolo che
arriva al vertice della classifica in compagnia del Camaro, del Biancavilla e del Paternò, un po' un pacchetto di mischia nel girone B. Vi abbiamo detto poco fa di Terme Vigliatore, Paternò, non abbiamo gli highlights, ve li faremo vedere nella prossima puntata. È stata sicuramente una partita equilibrata, però per il secondo match consecutivo il Paternò si è fatto rimontare, era andato in vantaggio, poi il pareggio settimana scorsa del Palazzolo a tempo scaduto, ieri quello del Terme di Vigliatore. Andiamo a sentire un po' l'umore di mister Mirto al termine di questo match, ringraziando la collega dell'ufficio stampa del Paternò. Ma rammarico fino a un certo punto, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una buona partita, buon primo tempo con tante occasioni da gol non sfruttate per bene, abbiamo gestito anche bene il secondo tempo senza mai rischiare nulla, manca purtroppo la cattiveria come sempre che dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, nell'ultimo passaggio, perché abbiamo avuto tante buone occasioni di qualche filtrante per poter andare in porta, subiamo gol sull'unico tiro in porta della squadra avversaria e su punizione tra l'altro, abbiamo avuto anche la palla per poter ritornare in vantaggio, non ci siamo riusciti e ci portiamo un punto a casa. E rientriamo con una domanda per Ficano. Che ne pensa dell'avventura di Di Gaetano al Biancavilla? Franco, sei gettonato innanzitutto, sei lì. sono tutti amici miei questi qua. Ma già mi sono espresso in merito questo avvento di Ciccio Di Gaetano al Biancavilla. Ciccio è un lusso per questa categoria. Diciamo che sta facendo bene, sta mantenendo le premesse per il quale è stato preso, si trova in testa alla classifica, anche se onestamente non mi aspettavo questo pareggio in casa di ieri, mi pare 1-1 contro l'Atletico Catania, perfetto, e quindi diciamo che da parte mia e penso da parte anche di questi amici miei c'è la massima considerazione come tecnico per Ciccio Di Gaetano. Giovanni, chiedo anche a te un parere, un girone comunque B di eccellenza che sembra, intanto stiamo vedendo le foto della sfida di ieri del Biancavilla, un girone B di eccellenza che sembra un po' più equilibrato, basti pensare che nel girone A le prime hanno 18 punti, in questo caso il gruppetto ne ha 12. Ma dicevo questo poc'anzi guardando la classifica a Franco, nel giro di 5 punti, 4 punti ci sono 7-8 squadre, è un girone un po' più complicato. Guardando la classifica mi meraviglia il Marina di Ragusa, che a parer mio e penso anche a parer ha una rosa abbastanza competitiva, ampia, con giocatori di categoria e oltre. Stiamo vedendo intanto anche le foto dell'altro pareggio di giornata, quello del Camaro contro il Santa Croce, che si è un po' fermato, restando comunque in vetta. Marina di Ragusa che reduce, tra l'altro, scusate se mi intrometto, dalla sconfitta in casa contro il Milazzo. Sì, e appunto diciamo che mi lascio un po' così, un po' perplesso la classifica del Marina, perché insomma conoscendo i giocatori, alcuni se non tanti di categoria superiore, mi aspettavo insomma qualcosina di diverso, però dico ancora il campionato è lungo, forse loro sono penultimi, terzultimi, ma dalla prima forse si toccano 5-6 punti, quindi ancora hanno tutto il tempo per recuperare insomma e per andare dove secondo me meritano di stare. Hanno affrontato un Milazzo che vuole ritornare ai fasti di qualche anno addietro. Infatti questo è non ha incontrato una squadretta. Ludovico, è anche vero che comunque forse a differenza dell'altro girone dove un po' sembra già definita le quattro squadre che lotteranno per la vittoria del campionato, qui c'è maggiore incertezza dovuta anche all'inizio un po' stentato della squadra che un po' sembrava dovesse ammazzare il campionato, che è il Palazzolo. Sì, è vero, infatti leggevo la classifica poco fa e notavo che la classifica è molto corta.
Sì, sì, certamente il Palazzolo è una bellissima squadra. Io a me piace molto, nonostante siamo palermitani e c'è l'altra sponda del catanese, l'Atletico Catania è una realtà che mi affascina. Non so perché, sarà il senso di appartenenza, sarà quest'idea di fondo che hanno, questo spirito, diciamo, carino che c'hanno, che mi piace molto. Nel Biancavilla, se non vado errato, dovrebbe giocare un giocatore che io ho avuto il piacere di vedere all'Equipe Sicilia, che è Luca Savasta, mi sbaglio? Sì, Luca Savasta è un ottimo attaccante, meraviglioso, infatti mi sorprende che sia in Eccellenza e non sia in Serie D, è un attaccante davvero di grandissima qualità. Ricordiamo che in questo girone ci sono due squadre che hanno un turno in meno, Giarre e Terme Vigliatore, per la partita che è stata sospesa due domeniche fa a Giarre, il Terme Vigliatore che quindi avrà la possibilità con questo recupero di scavalcare le capoliste in caso di vittoria o unirsi a questo trenino se dovesse riuscire a portare a casa il pareggio. Piccolo break pubblicitario, adesso poi la seconda parte di Sua Eccellenza. Arti Grafiche Abate. Dal 1972, professionalità ed esperienza nell'arte della stampa. Curiamo l'immagine della vostra azienda in modo originale e creativo. Dal biglietto da visita alle grandi campagne pubblicitarie, alle personalizzazioni su ogni tipo di supporto. Arti Grafiche Abate e a Cinisi, in provincia di Palermo. www.artigrafichabate.com. Facciamo un passo avanti col girone A di promozione per la settima giornata. Balestrate Don Carlo Misilmeri 1-3, Borgo Nuovo Oratorio San Ciro e Giorgio 0-2, Castel Termini Monreale 3-2, Folgore 5 Torri Olimpica Acragas 1-1, Camarat Don Bosco Partinico 2-2, Libertas Gatto Pardo 3-1, Salemi Albatros Fair Play 1-0, Villa Abate Vallelunga 0-4. Per quanto riguarda la classifica, invece abbiamo primo posto Salemi con 18 punti, Don Carlo Misilmeri 17, Oratorio San Ciro e Giorgio 16, Monreale 15, Castel Termini Albatros Lercara 13, Olimpica Acragas 9,
Valle Lunga Gattopardo 9, Don Bosco Partinico 8, Libertas Balestrate 7, Camarat 5, Folgore 5 Torri 4, Borgo Nuovo Villa Abate 3. Alessandro, ti chiedo di rivedere un attimo la classifica di questo girone di promozione, perché il pareggio dell'Olimpica Agragas, è vero che ha ancora una partita da recuperare, quella contro la Don Bosco Partinico, però vi chiedo a tutti e tre, iniziando da te Ludovico, 9 punti di distacco dal Salemi. Dopo 7 giornate ti chiedo, è vero che ci aspettiamo tutti un Agragas che a dicembre cercherà di rinforzare questa squadra, ma questo gap dal Salemi, che comunque ha un po' voglia di vendetta dopo l'annata scorsa e quell'eccellenza sfuggita, ti chiedo se è un gap già importante e se riusciranno secondo te a recuperarlo. Guarda, secondo me sì, possono farcela, dipende però tutto da... da una visione d'insieme. Trovare la visione d'insieme significa trovare una aiuto dalle istituzioni che possano garantire il proseguo del campionato, strutture, sistema societario, acquisto di giocatori, che comunque è l'ultima ruota del carro ma pur sempre importante, e poi tutte queste cose insieme portano a colmare questo gap, che comunque è molto corto. Alla fine stiamo parlando di 9 punti, si possono tranquillamente recuperare, il campionato è molto lungo. 9 possono diventare 6, perché se vince il recupero, sì, 9 e 3, 12, il distacco può diventare 6 punti. Ancora meglio, infatti. Però sicuramente, scusate se mi intrometto, oh, certo. Il Salemi l'anno scorso per un soffio non è andato in eccellenza e quest'anno sicuramente farà di tutto per centrare questo obiettivo. Invece a me la cosa che non mi aspettavo, e concludo, è la battuta d'arresto del Morreale a Casteltermini, mi pare. Sì. A Casteltermini, e poi mi duole il cuore vedere due società palermitane in fondo alla classifica. Voglio dire, stiamo vedendo intanto alcune foto della sconfitta del Morreale a Casteltermini. Voglio dire, Borgo Nuovo e Villa Abate. Tra l'altro Borgo Nuovo, che gli unici 3 punti di questo suo campionato li ha conquistati proprio contro il Salemi, contro la capolista all'esordio in stagione, un Casteltermini che comunque sta confermando questo buon momento, perché dopo il pareggio settimana scorsa in casa del Don Carlo Misilmeri è riuscita a battere tra le mura amiche questo Monreale. La conferma comunque che non è la squadra che abbiamo visto l'anno scorso, che è partita a handicap con una preparazione last minute, una squadra allestita un po' in corso, lo dimostrano anche comunque i 13 punti in classifica che ha il Casteltermini. Dimmi Franco. Mi scuso intanto con gli amici di Misilmeri per non aver menzionato questa squadra e questa società, che merita tanto, una società dove ho allenato per 5, 6, 7 anni, adesso non mi ricordo. L'ho allenata un po' in tutte le categorie, in prima categoria, in promozione e in eccellenza. E quindi è una società, un paese che mi sta molto al cuore. E chiedo nuovamente scusa per non aver menzionato il Misilmeri fra le possibili vincitrici di questo torneo. Non sapevo di un Franco Picano allenatore, onestamente. È un'altra freccia al tuo arco fantastica. Franco Picano ha iniziato ad allenare a 26 anni, ha smesso a 39 anni in eccellenza col Misilmeri, appunto. Meraviglioso. Misilmeri che ha vinto per 3-1 ieri nella sfida giocata contro il Balestrate a Castellammare, un successo importante per cancellare quel pareggio interno contro il Casteltermini, e adesso inizia una settimana sicuramente importante per le prime due della classe, perché domenica ci sarà lo scontro diretto al Luis Ribolla di Palermo, che forse dirà qualcosa, anche se siamo ancora all'inizio, sarà all'ottava giornata di campionato, quindi ancora presto per capire quale sarà la squadra che riuscirà a trionfare in questo girone. Vi abbiamo parlato poco fa del Monreale, andiamo ad ascoltare le parole di mister Giovanni Oddo al termine della sfida contro il Casteltermini.
Siamo col mister Giovanni Oddo del Monreale, una gran bella partita combattuta, tirata fino alla fine, l'avete perduta, dico, ma il Monreale ha fatto un grosso secondo tempo, forse è mangiato buono il primo. Ma abbiamo giocato con una squadra determinata, una bella squadra che sa, si muove bene, ci sta la sconfitta. Purtroppo quando il rammarico di aver perso gli ultimi due minuti, insomma, ti lascia sempre un po' l'amaro in bocca, però il calcio è bello per questo, credo che la gente che si è venuta al campo ha visto una bella gara e credo che questo per lo sport sia fondamentale. Oggi con questo calcio troppo pesante, troppo duro, è una bella gara, è una sana boccata d'ossigeno. Ho visto qualche vecchietto, ma molti giovani in campo, tra cui molto interessanti. Sì, è la nostra politica, abbiamo molti 2001 interessanti, abbiamo programmato una juniores interessante e quindi diamo spazio a tutti questi ragazzi che in effetti dimostrano di saperci fare. È chiaro che molte volte nelle partenze oppure nelle partite non sono allievi, quindi non sono abituati a subito con l'impatto del pubblico e quindi qualche cosa pagano. Però abbiamo il dovere di aspettarli, di far giocare, perché quelli sono i suoi programmi, la nostra società, che è una società di Palermo, e vuole esclusivamente puntare sul gioco. Poi abbiamo le sinergie con i vecchi e quando capita facciamo delle belle gare. Ok, grazie Gio. Battuta d'arresto quindi per il Monreale, continua invece la corsa dell'oratorio San Ciro e Giorgio, che è la terza forza del campionato in questo momento, 2-0 in casa del Borgo Nuovo con le reti di Montalbano e Scarpinato. È sicuramente una di quelle squadre che tra le neopromosse è sicuramente quella che sta facendo meglio, anche se comunque un po' tutte stanno cercando di dare il loro massimo sforzo. Basta vedere l'Albatros Lercara, che comunque nonostante la sconfitta in casa del Salemi ha già racimolato 13 punti in questa stagione. Chiudiamo per completare un po' il quadro di questo turno del girone A di promozione, quinta sconfitta consecutiva per il Villabate, che perde tra le muramiche con un netto 4-0 contro il Vallelunga. Pareggio invece esterno importante della Don Bosco Partinico, che riesce a conquistare questo punto con il 2-2 in casa del Camarat, mentre il derby tutto agrigentino tra Libertas e Gattopardo lo vince la Libertas con un netto 3-1. Facciamo un passo avanti adesso, Davida, passiamo al girone B di promozione. Sì Giovanni, per quanto riguarda il girone B di promozione, settima giornata, abbiamo Acque Dolci, Bagheria 1-0. Alto Fonte Acque Dolcese 1-0, Casteldaccia Sinagra 0-2, Gangi Sant'Agata 3-0, Milazzo L'Iniziativa Due Torri 1-0, Polisportiva Gioiosa Cefaledium 0-4, Sant'Angiolese Lascari 4-0, Torre Novese Rocca di Capri Leone 2-0. Per quanto riguarda la classifica invece abbiamo Acque Dolci con 21 punti, Cefaledium 19, Torre Novese Sinagra 15, Rocca di Capri Leone 12, Bagheria Sant'Angiolese 11, Milazzo L'Iniziativa Due Torri 10, Altofonte Sant'Anna 7, Gangi Lascari 6, Acque Dolcese 5, Casteldaccia 4, Polisportiva Gioiosa 0. Giovanni, non posso che iniziare da te in questo girone, vedo Ludovico già che ride, però una domanda sul Gangi non posso che fartela. Sicuramente dall'anno scorso a quest'anno è cambiato veramente molto. Questa è una domanda un po'... è cambiato molto, ma sono cambiate tante cose. Dispiace vederli in fondo alla classifica. Personalmente dico... è un colpo al cuore, perché insomma ci ho vinto due campionati, l'anno scorso abbiamo portato 3.000 persone al campo, abbiamo fatto noi l'ultima partita a Gangi Geraci 3.300 paganti, stiamo parlando sempre di un campionato di promozione. Adesso dispiace vederli
giù in classifica, però insomma dai. No, Franco, no. Mi potrebbe fare piacere per qualche persona, però insomma mi dispiace per tutto l'ambiente, perché lì ci vive mia figlia, ci vive la mia, insomma, mi dispiace insomma per molti tifosi, sostenitori, insomma, che seguivano la domenica, seguivano la squadra, proprio vivevano la settimana per la domenica. Adesso purtroppo, perché insomma hanno deciso di fare una fusione, che poi alla fine fusione non è stata, perché quando tu vai a fare una fusione, dico, se unisci due cose, due squadre, devi essere più forte l'anno successivo, non puoi essere più scarso. Ludo, ma scusami, ma se tu fai la fusione e prendi una squadra dove ha vinto quasi tutte le partite, è una che si è salvata dignitosamente l'anno scorso, e poi decidi che da questa fusione ne viene fuori una squadra che sta lottando per non retrocedere, dico, sì, ma molti di quei giocatori che hai avuto tu, non ci sono, qualcuno nel quale non ci sono più, perché non c'è neanche un allenatore, deve chiederla, perché? Deve chiedere ai dirigenti, perché non ci sono. Hanno attuato tutto un'altra cosa, anche dei dirigenti, perché non ci sono, magari non hanno voluto, magari sai che vuoi. Il calcio è bello anche è probabile che l'anno scorso tu le hai dissanguato e ora forse e ora hanno ridimensionato tutto, chi lo sa. L'unica cosa che forse si può dire è adesso che un'altra cosa che loro quest'anno stanno spendendo più di quanto abbiamo speso noi l'anno scorso per vincere un campionato. Probabile, perché sì. Cristian è un allenatore che chiede molto alle società in cui va, quindi ed è anche giusto, perché se vuoi vincere questo devi fare, però è chiaro che poi il materiale umano della squadra probabilmente non lo aiuta, però mi permetti di spendere una parola di elogio a Cristian, che per me, oltre ad essere secondo me un ottimo allenatore, è anche un grande amico. Quindi il problema non è Cristian Pericone, secondo me, ma è il materiale umano che c'è. Forse tanti. Forse sono una persona positiva che ha tanti amici, che ti posso dire. Scusami Franco, mi permetto forse di dire, per chiudere un po' questa parentesi Gangi, Giovanni, chiedo a te, proprio per chiudere due parole proprio, l'unica delusione forse della tua avventura è non essere riuscito a chiudere il cerchio l'anno scorso. E forse ti ha dato nuove motivazioni per questa tua nuova avventura a Castelbuono. No, guarda, il cerchio si era concluso, perché è vero che noi abbiamo perso lo spareggio, il playoff finale col Castellammare, ma noi attraverso la Coppa eravamo andati anche in eccellenza. Qualcuno giustamente non lo sa, e quindi chiariamolo questo. Noi eravamo di diritti in eccellenza. Sinceramente, come ho detto in un'altra trasmissione, il sottoscritto col Castellammare, il sottoscritto aveva preso anche un accordo con la mia dirigenza per fare l'eccellenza, quindi un accordo anche non so verbale, ma dico un accordo economico, un accordo, già si parlava di andare alla ricerca di giocatori per fare l'eccellenza. Nei primi di luglio mi è stato detto che l'eccellenza non si sarebbe fatta più, perché le due squadre si stavano unendo e preferivano fare la promozione. Questo mi ha spiazzato, perché sai, quando tu qualche squadra ti chiama, magari perché gli sei simpatico e ti vuole portare ad allenare la sua squadra, tu gli dici guarda, non è possibile perché sono a Gangi. Questo invece poi, come purtroppo poi si è visto, hanno preferito, vi ripeto, fare la promozione, una decisione, per carità, rispettabilissima, perché ognuno con i propri soldi può fare quello che vuole, però sai, io come allenatore, i miei giocatori, ci siamo rimasti un poco male, perché sai, 2 anni di sacrifici, fare questo tipo di campionati e poi sentirsi dire no guarda, noi eccellenza non ne facciamo, ripartiamo di nuovo dalla promozione. Ma al di là del fatto che poi adesso c'è Christian, perché per me ci potrebbe essere Christian, ci potrebbe essere Ludovico, Franco, non è quello il problema, capiamoci, dico, sì, attenzione, no, ragazzi. Però sai, dopo 2 anni, sacrifici, anche fare prendere delle belle soddisfazioni a tutto l'ambiente, poi fare questa fine mi sembra un pochettino. Adesso con questo io gli auguro tutto il bene di questo mondo, che si possano risollevare.
perché ti ripeto, li ho a cuore, anche se devo dirti che a Ganji c'è un solo colore, ancora si vive di queste cose. A Ganji c'è il bianco rosso, la maglia per loro è quella storica, Francioni hanno vinto l'Interregionale, è quella bianco rossa. Adesso bene non si capisce di che colore è, giallo, verde, un giorno giocano con quella bianconera, dico, quindi ancora diciamo che anche i tifosi stessi sono frastornati, infatti dico, di tutte e due le società gli ultra sia da una parte che dall'altra si sono sciolti, perché non rispecchiano né il colore di una né il colore dell'altra, quindi ancora c'è questa situazione di oblio. A te te l'hanno raccontato mai il famoso spareggio a Termini Ganci Madonie? No. Allora informati, 5.000 spettatori a Termini, Enzo Ferrotta allenatore del Ganci, Franco Picano allenatore del Madonie. È finita questa partita 8-7 per il Ganci. Ai rigori, penso. Ai rigori. Sbagliarono i rigori i miei due giocatori più rappresentativi, Nicola Ferrante e Gianni Petrone, che veniva dal Marsala allenato da Veneranda. Passiamo però al presente, Franco, perché c'è ancora tanto di cui parlare. Logicamente, per quanto riguarda il Ganji, speriamo di avere al più presto, e comunque chi vuole parlare della società, le porte sono aperte per ogni replica. Per quanto riguarda la vetta di questo girone, c'era in programma la sfida tra l'Acque Dolci e il Bagheria Città delle Ville, 1-0 per l'Acque Dolci, che si conferma la squadra imbattuta, ancora a punteggio pieno. Stiamo vedendo le foto di questa sfida, 3 punti importanti e pesantissimi contro il Bagheria. Basta un gol di Mirko Naro per vincere questo big match. Acque Dolci che settimana prossima sarà impegnato nel Palermitano contro il Sant'Anna. Un po' si va sempre profilando questa sfida, questo testa a testa contro la Cefaledium, che ha vinto con un netto 4-0 in casa della Polisportiva Gioiosa, ancora ultima con 0 punti in classifica. Un testa a testa tra l'asse Palermo-Messina, anche se le formazioni messinesi hanno iniziato veramente bene questo girone. Basti pensare che nella lotta playoff in questo momento la Cefaledium è l'unica palermitana tra le prime 5 in classifica. Facciamo un passo avanti, Dalila, passiamo al girone C di promozione. Sì, Giovanni, per il girone C di promozione, settima giornata, abbiamo Academy San Filippo Gescal 1-1, ACI Sant'Antonio Villa Franca Messana 0-0, Carlentini Sporting Via Grande 3-1, Ciclope Bronte Motta 3-0, Città di Mister Bianco Masca Lucia 3-2, Giardini Naxos ACI Catena 1-2, Sporting Pedara Atletico Fiume Freddo 1-0, Torre Grotta Sporting Taormina 3-4. Per quanto riguarda la classifica, invece abbiamo ACI Catena, ACI Sant'Antonio 16 punti, Sporting Pedara 15, Città di Mister Bianco 14, Città di Masca Lucia Carlentini 13, Ciclope Bronte 12, Giardini Naxos Sporting Taormina 10, Sporting Via Grande 7, Academy San Filippo Gescal 6, Mosca 4, Motta 4, Torre Grotta Villa Franca Messana 3, Atletico Fiume Freddo 2. Una piccola correzione, perché ACI Sant'Antonio Villa Franca Messana è stata sospesa al termine del primo tempo, un forte acquazzone che non ha consentito lo svolgimento del secondo tempo di questo match, partita che verrà recuperata con l'ACI Sant'Antonio, che in questo momento si trova ad un punto dalla vetta che è di proprietà della Cicatena in questo momento, grazie alla vittoria per 2-1 in casa di Giardini Naxos. Importante anche la vittoria dello Sporting Taormina, una partita pirotecnica quella contro il Torre Grotta, 4-3
una vittoria sicuramente importante. Andiamo a vedere le immagini di questo match ringraziando i colleghi della Wii Sport. Riesce a mettere il pallone in mezzo per Alessandro e questa volta sì che può festeggiare il Torre Grotta, perché riesce a trovare il gol del raddoppio. Destro impressionante da parte del numero 9 dello Sporting Taormina, che ha avuto quindi la grande occasione per trovare il vantaggio, vantaggio che però al 24esimo troverà il Torre Grotta ancora una volta con Aloe, ancora una volta un regalo da parte della retroguardia dello Sporting Taormina, che resta a guardare questo pallone vagante in aria. Ci si fionda il numero 10 dei padroni di casa, che così passano in vantaggio, può festeggiare Aloe. A metà della prima frazione sono passati in vantaggio dopo le numerose occasioni create durante i primi minuti di gioco. Sono riusciti a trovare il gol dell'1-0, sconsolato Saia, che qui non ha potuto fare nulla. E ancora il numero 10 che prova a creare lungo l'out di destra il pallone indirizzato dentro all'indirizzo di Alessandro, che viene atterrato così. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Riapprezziamo, rivediamo a rallenti la spinta sul numero 7 della formazione del Torre Grotta, che avrà quindi la grande occasione per raddoppiare. Dal dischetto andrà Capitan Battaglia, che prende la rincorsa contro Saia, che però lo ipnotizza e fa sua la sfera. Occasionissima sprecata per il Torre Grotta, che non riesce a trovare il gol del 2-0. E allora c'è l'occasione dall'altro lato per la Taormina, che con Lupo prova ad impensierire Figarra, che però in due tempi è bravo a far sua la sfera. Ancora Torre Grotta, che però non molla, e lungo l'out di destra ci prova ancora con Aloe, che supera tutti, riesce a mettere il pallone in mezzo per Alessandro e questa volta sì che può festeggiare il Torre Grotta, perché riesce a trovare... Abbiamo visto due dei gol del Torre Grotta, poi il Taormina ha ribaltato la situazione vincendo per 4-3. Chiudiamo il nostro appuntamento come sempre con il girone di promozione. Dalila, a te la parola. Sì Giovanni, per il girone di promozione abbiamo Belvedere Siracusa, Ragusa 1-0, Caramineo Sporting Priolo 0-2, Don Bosco 2000 Atletico Scicli 1-2, Enna Caltagirone 2-0, Floridia Barrese 2-0, Megara Augusta Sporting Eubea 4-1, New Pozzalo New Modica 1-0, RG Frigintini 1-1. Per quanto riguarda la classifica invece abbiamo Enna, Ragusa, Belvedere Siracusa 16, Caltagirone 15, Megara Augusta 14, Sporting Priolo 13, Floridia Sporting Eubea 12, New Pozzalo Atletico Scicli 10, New Modica 7, Don Bosco 2000 Frigintini 6, RG 4, Barrese 3, Caramineo 0. Un turno di campionato che ha un po' ridisegnato la vetta di questo girone, perché il Real Siracusa Belvedere ha vinto lo scontro diretto contro il Ragusa 1-0 col gol di Germano, che consente a queste due formazioni di andare in vetta alla classifica con 16 punti. A questo ballo, per così dire, si unisce anche Elena, che vince l'altro big match di giornata battendo per 2-0 il Caltagirone. Tre squadre in vetta, Caltagirone che insegue ad appena un punto, Enna che vince per 2-0, autore di uno dei due gol Torcivia. Andiamo ad ascoltare le sue parole insieme a quelle del tecnico dell'Enna, ringraziando i colleghi dell'ufficio stampa dell'Enna. Mister, cosa pensa della partita di oggi? Abbiamo visto una squadra che ha sfruttato al meglio le occasioni da gol. Sì, sicuramente era una partita importante per vari aspetti, come si era detto anche in settimana, così come avevo detto ai ragazzi, però alla fine è importante così come lo sono tutte le partite. Credo che l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, nel senso che siamo stati compatti, quando c'era da soffrire abbiamo sofferto tutti insieme, uniti, e quando c'è stato da attaccare e da far male siamo stati anche lì sempre uniti, compatti, e penso che abbiamo fatto un'ottima gara da tutti i punti di vista. Un gol importante che ha trascinato la squadra alla vittoria, portandoci in vetta alla classifica. Le tue sensazioni post gara? Ma sicuramente siamo felicissimi di aver vinto quest'altra partita, continuando così questa serie positiva di vittorie. Ma come dice sempre anche il nostro mister, giochiamo sempre noi partita dopo partita per cercare di fare sempre meglio. Oggi era molto importante perché incontravamo una diretta concorrente fino a questo momento, che era lì sopra, una squadra ben organizzata, che sicuramente avrebbe
causato non pochi problemi alla nostra squadra, ma siamo stati bene, siamo stati bravi a fare questa, a portare a termine questa bellissima vittoria. E rientriamo dopo questa doppia intervista per chiudere la puntata di Sua Eccellenza. È stata sicuramente una puntata ricca di tantissimi temi. Ringraziamo i nostri ospiti, Ludovico Anfuso, Franco Picane, Giovanni Comito, per essere stati qui con noi. Dalila, grazie anche a te per essere stata alla mia spalla anche quest'oggi. Grazie anche a te Giovanni, grazie a tutti gli amici che ci seguono sempre da casa. Prima di chiudere ricordiamo gli appuntamenti settimanali lunedì e venerdì alle 15. Potete benissimo seguirci sulla nostra pagina Facebook Fil Rouge TV, ma anche sul canale 616 del Digitale Terrestre, la TR3. Appuntamento quindi per venerdì alle ore 15, una puntata sicuramente da non perdere, quella di venerdì, ospite. Vi daremo la conferma in settimana, dovrebbe essere il presidente regionale Santino Lopresti, con lui tantissimi temi sicuramente da approfondire, quindi la puntata di venerdì è sicuramente imperdibile per voi amici di Sua Eccellenza. Restate però con Fil Rouge, perché a seguire ci sarà Giovani Campioni con Carlo Valenti e Chiara Pusateri per parlare del calcio giovanile attorno al Mondo Calcio Sicilia. Poi stasera ultimo appuntamento di una giornata all'insegna del calcio, Fil Rouge Rosanero in diretta da Rosso Pomodoro al Forum Palermo in compagnia di Nino Randazzo e Marzia Cannata. Quindi restate con Fil Rouge che non sbagliate. Un buon proseguimento.